Ok, allora intanto mi scuso, ma il talk non è stato preparato, nel senso che il talk che ci sarebbe stato adesso è sui Bitcoin, però la persona che l'aveva preparato per qualche ragione non c'è, e allora sto improvvisando io, cercando di sostituire e improvvisare la presentazione. Allora, quanti di voi sanno di cosa si tratta? Hanno già sentito parlare? Conoscono? Ok, quindi un 30% ne hanno sentito parlare. Allora, Bitcoin è una valuta digitale che è nata nel 2009 e è ancora in fase di bootstrap, siamo tutti informatici più o meno, quindi. E la fase di bootstrap sarà completata, se non mi sbaglio, vado a memoria, intorno al 2020, su per giù. La fase di bootstrap consiste nel crearli questi bitcoin, ok? Come vengono creati? Partiamo da questo. C'è un registro pubblico, public ledger, che contiene tutte le transazioni, ed è pubblico, che vengono fatte con i bitcoin. Ogni tot minuti tutte queste transazioni vengono messe insieme in un blocco e c'è un algoritmo che premia chi, diciamo, sto semplificando e anche improvvisando, quindi potrei dire cavolate, premia chi risolve questo blocco e verifica l'autenticità. In realtà poi viene risolto e verificato da tanti, però. Nel momento in cui questo blocco viene verificato, viene assegnato una certa quantità di Bitcoin a chi lo ha verificato. Al momento ci sono circa 13 milioni, 12 milioni di Bitcoin. A regime ce ne saranno 21 milioni. Quindi è già prestabilita all'interno dell'algoritmo la quantità di bitcoin che ci saranno in circolazione a regime dopo la fase di bootstrap. Ok. Creare una transazione significa avere un indirizzo, un indirizzo che viene chiamato wallet, che non è altro che la vostra chiave pubblica. Funziona con chiave pubblica e chiave privata. Nel momento in cui create il wallet, in realtà viene creata una chiave privata, che è un numero casuale, e dalla chiave privata è possibile generare la chiave pubblica e di conseguenza anche il wallet. Nel momento in cui avete questo wallet e lo create, ovviamente non c'è nessuna transazione all'interno del public ledger, che contiene tutte le transazioni, e quindi il vostro credito è zero. Nel momento in cui, per esempio, si dice in gergo, minate i bitcoin, ovvero avete questo sistema che risolve questi algoritmi e valida le transazioni, allora potete decidere il premio che vi viene dato di metterlo nel vostro wallet, oppure potete semplicemente acquistarli da qualcuno che li ha minati. Ovviamente quando sarà finita la fase di bootstrap si potranno solo acquistare, in realtà ci sarà sempre la fee, c'è una piccola tassa di transazione che comunque andrà come premio a chi fa le verifiche delle transazioni. Quindi in sostanza il vostro wallet all'inizio, quando lo create, avrà un totale di 0 bitcoin. Al momento in cui acquistate un bitcoin, per esempio, ci sarà una transazione da un wallet X al vostro wallet Y di un bitcoin che verrà validata dai minatori, perché la firma della transazione che viene fatta dal wallet X è compatibile con la sua chiave privata. E quindi all'interno di tutte le transazioni del public ledger ci sarà una transazione da X a Y di un bitcoin, e quindi il vostro wallet avrà un bitcoin all'interno. Quindi sostanzialmente quello che voi col vostro wallet avete non è altro che la vostra chiave privata. La vostra chiave privata, che è un numero
che è un numero casuale e che contiene il risultato di tutte le transazioni fatte nel public ledger. Ora, io l'ho semplificata tantissimo, so che ci saranno un milione di domande, spero. Prego, qualcuno ha qualche domanda? Aiutatemi a... Nessuna domanda. È tutto chiarissimo? Dicono... Sì, vai. Dicono che con i bitcoin si mantiene l'anonimato, ma se tutte le transazioni sono registrate, com'è sì. possibile... Ok, ovviamente... Allora, in realtà è tutto pubblico, non è anonimo. L'unica cosa anonima che c'è è il link, il collegamento che c'è fra il wallet e il proprietario. Ok? Nel senso che il wallet è un numero, sostanzialmente. Ok, però ricostruendo un po' tutte le transazioni, uno riesce a capire chi riesce è. Riesce a capire persona. La storia di come si sono spostati i bitcoin. Cioè io posso anche usare un nuovo wallet, però... Si vedrà comunque che viene popolato, non so, tramite o un bonifico, un qualcosa. Cioè ecco, il bonifico in questo caso non esiste, perché cioè, quello lì. Se io viene voglio fatto acquistare da... dei bitcoin, dovrò dare degli euro a qualcuno che mi carica. Esatto, lui è in grado di sapere qual è il tuo wallet, dopodiché il link si perde. Ok. Però, per esempio, se io ho un wallet di 10.000 bitcoin, quindi sono un bel po' di soldini. E vado a prendere delle caramelle, okay, spendo 50 centesimi, mi rimangono 10.000, 9, un sacco di bitcoin, il gestore del negozio sa che io ho pagato con un wallet che aveva dentro 10.000 bitcoin, quindi qui c'è l'anonimato, qui si perde. E hanno messo un qualche meccanismo a garanzia del fatto che io... Se ho questi bitcoin, qualcuno da oggi o domani mi dirà non valgono più nulla. Cioè, ad esempio, nel caso della moneta c'è lo Stato che garantisce sì, certo. teoricamente. Non c'è nessuna. Non c'è nessun meccanismo tecnico che dia valore ai bitcoin. Il valore ai bitcoin è dato dalle transazioni, quindi si basa sulla fiducia degli utenti che si scambiano. Esatto, sì. Ci sono siti web tipo Bitstamp o altri che in sostanza fungono da punti di scambio dove io posso fare la mia offerta per acquistarli o venderli e così via. Quando le offerte si incrociano, quando domanda e offerta si incrociano, si stabilisce il prezzo di Bitcoin, che in questo momento è intorno ai $500 per Bitcoin. Si auto. Allora, sì, questo qui fa parte del concetto di. Fa parte del concetto del mining, cioè i bitcoin a regime saranno 21 milioni, ok? Tenderà all'infinito a 21 milioni, ovviamente, però più o meno li raggiungeremo verso il 2021, non mi ricordo. Il fatto è che c'è una componente che si chiama difficulty, che rende sempre più complicato, c'è sempre bisogno di più potenza per poter calcolare per risolvere questo gli hash che compongono i blocchi che poi fanno parte del public ledger e quindi diventa sempre più complicato, ci vogliono sempre macchinoni più grossi, cioè si è partiti che bastava la CPU per minare, no? Bastava la CPU di un computer per minare e dava risultati all'inizio, ovviamente venivano fuori Bitcoin a volontà, poi piano piano si è dovuto usare la GPU, la scheda grafica che con l'elliptic curve andava benissimo, poi non bastava più e quindi sono nati gli ASIC, quindi ci facciamo prima cluster di schede grafiche, poi sono nati gli ASIC che hanno un po' distrutto la cosa, quindi gli ASIC sono dei chip progettati esplicitamente per risolvere il problema del Bitcoin proprio, e quindi fanno solo quello, sono delle macchine che fanno
un terahash di dati quando una CPU faceva 80 megahash, cioè, dove ci hanno svalangate di macchinoni che tra l'altro costano anche tanto. Quindi, e poi adesso io non, adesso come adesso bisogna guardarci bene, io non mi esprimo nella per quanto riguarda il mining, però. Ah, ok, ecco, questa fa parte delle domande alle quali io faccio fatica a rispondere, nel senso che probabilmente si stanno accorgendo, hanno sentito parlare dell'esistenza, non so quanti sappiano dell'esistenza, non lo so, cioè è legale, se io ti pago una fattura in bitcoin, lo Stato che dice? Ok, legale è legale, perché al massimo qualsiasi tipo di buono in Italia che sì, può essere scambiato con un bene qualsiasi, cioè che si può fare un'effettiva una transazione, sì, è calcolato in Italia come soldo illegale. Soldo quindi illegale. Buona sostanza è come se stampassi gli euro a casa. Sono un falsario. A meno che non sia qualcosa, un oggetto. Io l'unica cosa che posso dare sono dei buoni a scambio dei beni che io stesso produco o come in questo caso, okay, che c'è un... Sì, sì, ho capito. Li do come... Allora, questo non te lo so dire. So che ci sono... per esempio c'è il post di... Adesso faccio pubblicità. The Rocket, che è l'exchange di... The Rocket, in sostanza, per il negoziante, lui fa la fattura in euro e riceve euro. Però il cliente paga in bitcoin perché passa dall'exchange. Quindi il cliente paga con i bitcoin. L'exchange lo converte in euro, per il negoziante tornano euro, quindi per il negoziante non cambia assolutamente nulla. A questo nulla. Punto bombo, adesso, c'è l'exchange che fa il cambio di valuta. Sì. Sì, sì, ecco, questo non l'ho detto ed è estremamente importante, cioè un bitcoin vale 500 euro, però si divide per 10 alla meno 12, quindi puoi andare... puoi spendere fino a 0,000001 bitcoin. Sì, è terribile. Allora, il wallet in realtà è solamente un numero casuale. E tra l'altro è un numero casuale compreso tra, mi pare, 0 e 115 per 10 alla 75, quindi... sì, è tipo 8 atomi dell'universo per... No, allora, nel momento in cui non c'è nessuna transazione nel public ledger, vuol dire che il wallet è vuoto, tutto lì. Sì, ma cosa che sta è perché c'è una transazione nel public ledger. No, il bitcoin in sé, come concetto, in realtà non esiste. Cioè, è questa la... In realtà quello che esiste è il registro pubblico di tutte le transazioni, punto. Okay, ma è unico questo registro? Sì, sì, è unico. È unico ed è distribuito. È distribuito peer-to-peer, quindi è sincronizzato nella rete peer-to-peer, sì. Sì. Però cioè, sì, tra i vari attacchi, che tra l'altro è ancora possibile, c'è l'attacco, il mining pool del 50%. Che tra l'altro la Cina ha avuto un mining pool del 50%. Sì, GigaHash, è arrivato. Infatti stanno discutendo come risolvere. Io sì. Ora, in un certo senso sarebbe come martellarsi, perché per raggiungere il 51% di potenza di calcolo hanno speso un fiorfiore di soldi e così disintegrerebbero i bitcoin, quindi non so quanto gli convenga, chiaramente. Però tecnicamente è possibile e stanno cercando di risolvere il problema all'interno della... Ma in realtà non lo controllano, giustamente, perché non lo controllano, cioè nel senso non lo possiedono, ma lo controllano, perché la mining pool in realtà è fatta con i soldi degli utenti che sono, cioè. Nel momento in cui tu hai la transazione, quel momento tu hai la consapevolezza di quale
Sì, sì. Ed è tutto pubblico. Sì, esatto. Cioè delle cryptocoin alternative che garantiscono l'anonimato. Allora, tutti, più o meno tutti i derivati dei bitcoin, perché poi adesso parliamo dei bitcoin, ma in realtà ne sono nate i litecoin e tanti altri, dogecoin, ne avevo minato, ho perso il volo. Sono tutte uguali ai bitcoin, sono tutte, sì. Ci sono cose alternative. Tra le cose alternative c'è, per esempio, una che sta nascendo adesso, è quella dei sostanza, una sorta di Dropbox che ha la sua valuta, dove tu puoi fare compra e vendita del tuo spazio dell'hard disk. E non lo so, quella non, secondo me non c'era bisogno di fare una valuta nuova, però. Esatto, tra l'altro, se non mi ricordo male, non vorrei dire una cavolata, adesso sono registrato, però loro hanno deciso, questi che hanno fatto il servizio di questo servizio qui, se non ricordo male, hanno deciso il primo 80% ce lo miniamo noi, ce lo teniamo noi, il resto del 20%, ma per così non ha senso. Sì, 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 no, per carità, infatti tra l'altro il bitcoin, ovviamente essendo scambiato così, il valore di mercato è dato dallo scambio, nel 2009 valeva nulla. C'è il famoso caso di una persona che ha comprato una pizza, non mi ricordo, con 1000 bitcoin ai tempi, quando il quando si 10.000 bitcoin ai tempi, più o meno, e non mi ricordo, forse era americano, so che dopo, quando è arrivata a un dollaro, questo qui ha detto: oh, ma ho pagato una pizza $10.000, cioè adesso valgono $500 l'uno, faccio. Compreresti? Sì, io sì, però è rischio, cioè è una cosa. Comprarli non è illegale. No, che ma sì, tra l'altro è una cosa esclusiva dell'Italia, perché che io sappia in Inghilterra ci sono un sacco di catene che già accettano bitcoin, negli Stati Uniti ci sono, in Germania, in Olanda sta andando. Sì, adesso sembra che fra un po' anche eBay, sono andato oltre, eBay con PayPal, attraverso l'altra loro azienda, quella che fa credit card processing, inizino ad accettare a breve bitcoin, quindi cioè stiamo. La Free Software Foundation accetta bitcoin, Wikipedia accetta bitcoin. Come? Non lo so, però sono tutti dati pubblici. Velocissimo.